Bene, amici di Sport Nazionale, buonasera. Siamo qui al Centro Sportivo Parenzo per questa gara importante di calcio a 5 della Serie B Girone C. Abbiamo alla mia sinistra Claude Calì, Andrea. Ciao. E alla mia destra invece è il responsabile dei Kratos, grande capitano dei Kratos, mitico, che mi diceva prima di essere diventato papà per la quinta volta. Quindi vuol dire un giovane e un meno giovane, ma comunque sempre pronti qui a Sportland per i nostri tornei e campionati di calcio a 5 qui al Centro Sportivo Parenzo. Quindi, man of the week, e partiamo subito con le domande. Io partirei dalle domande con te per avere, diciamo, la prelazione del capitano, ovviamente, quindi capitano importante. Allora, curriculum sportivo. Ma dopo aver smesso col football americano, che risale al giurassico, 25 anni di calcio 5, quasi sempre in Serie C, e poi da 4 anni con lo Sportland. Quindi federazione Serie C per diverso tempo, quindi. Caspiterina, ti sei fatto le ossa col football e poi hai pensato non di rompere le ossa, le ginocchia. Invece Claude Calì. Curriculum sportivo, sempre giocato a tennis, calcio a grandi livelli, Alcioni, Masseroni, regionali, fino a tipo 16 anni, e poi sempre tornei così tra amici, torneo universitario con voi Sportland e basta. Bene, ruolo? Portiere. La divisa la faceva da padrone. E invece Andrea? Esterno. Caratteristiche tecniche? L'agonismo, sostanzialmente direi l'agonismo. Beh, abituato al football americano dove c'è una bella fisicità, chiaramente sul calcio 5 l'hai potuto trasportare. Tu? Ma sono bravo a saltare l'uomo e corro tanto. Quindi velocità è il tuo arma migliore, insomma. Sì. Benissimo. Il peggior difetto come giocatore di calcio a 5? Non riuscire a smettere. Questa è una grande risposta, bravo, anzi ti auguriamo veramente lunga vita. Sappi che noi siamo già col calcio a 7 all'over 45, quindi anzi ci hanno già chiesto di fare l'over 50, quindi arriviamo tra breve. Allora, il tuo peggior difetto? Che la passo poco, come dicono spesso i miei compagni. Ma la metti dentro? Almeno no. Ci provo. Senti, com'è stata la passione per il calcio, visto che arrivi da uno sport completamente diverso, anche come filosofia di impostazione? Dopo l'infortunio al ginocchio, io giocavo in Serie A e la mia riserva, poi ho giocato in nazionale 3 anni, e mentre facevo l'educazione, per scherzo, ho iniziato a stare in porta, mi è piaciuto e sono andato avanti. Senti, nel ruolo, che ruolo avevi quando facevi il football americano? Ero sempre in campo, sia come receiver che come cornerback, quindi non uscivo mai. Quindi uno che correvi, comunque sia. Andrea? Nata da piccolo, grazie a mio nonno, ho iniziato un po' a giocare a calcio, ho scoperto che insomma ero abbastanza bravo e mi divertivo e siamo qui con i miei amici con questo bel progetto, sperando di fare bene. Bene, sentite un po', la più bella soddisfazione da calciatore? Ma da calciatore è quella di arrivare tutti gli anni nelle prime posizioni senza mai vincere un campionato e sempre comunque con delle buone difese che tenevano sempre poco perforate. Certo che è una squadra, infatti, perché Kratos è una squadra con una storica, per cui davvero importante anche quello. Senti, invece per te? Quando abbiamo vinto i regionali da piccolo e anche il torneo universitario è stata una bella soddisfazione, perché non eravamo affatto considerati e invece siamo riusciti a vincerlo dopo molti mesi di competizione. Certo. Senti, c'è un campione che si ispira a te, non che ti ispiri tu a un campione? No, vabbè, nel calcio Franco Baresi, essendo milanista, e in genere come sportivo Ayrton Senna. Certo. Per te? Visto la maglia, vediamo. Anche se c'è da dire che purtroppo abbiamo degli infiltrati interisti e milanisti. Che però la devono per forza indossare. Per me è Nedved per l'abnegazione e l'impegno che ci ha sempre messo. Certo, una serietà incredibile, un grande professionista. Sì. Assolutamente sì, avete trovato delle persone veramente importanti nel mondo sportivo. Squadra di calcio che tifi? Milan. Non te lo domando perché ti vedo che i colori bianconeri non sono quelli né Siena né della Cesena, quindi presumo che sia Juventus, giusto? Va bene. Allora, obiettivo stagionale?
migliorare il risultato dell'anno scorso. Siamo arrivati in finale giocando malissimo e abbiamo perso contro una squadra che avevamo battuto sia l'andata che il ritorno, perso meritatamente. Proviamo a vincere quest'anno. Certo. E per voi invece? Il sogno sarebbe arrivare primi, però sappiamo che i Kratos sono più forti e più esperti, quindi sarebbe già una bella soddisfazione arrivare secondi. Comunque entrare ai playoff e poi provare a giocarcela. Certo. Come outsider, diciamo. Certo, certo. Senti, è il più forte giocatore che hai in squadra? È colui che si degna di giocare con noi, essendo molto più giovane e molto più forte, è Davide Scoppellitti, che è anche il bomber. Caspita, sì sì, un nome, una garanzia con Scoppellitti. E i vostri invece? Innanzitutto confermo, perché ho avuto il piacere di giocarci in C2 quando mi sono allenato qualche volta con lui e gli amici della Grande Piazza. E più forte, ad essere sinceri, siamo più o meno tutti allo stesso livello. Se devo fare un nome, dico il nostro capitano, che purtroppo oggi è assente per motivi familiari, Federico Caliri, e comunque siamo un buon livello, però se devo fare un nome dico lui. Va bene. Invece quello meno rappresentativo, diciamo scarso, ma non è scarso, perché non è, nei nostri campionati non c'è lo scarso, c'è magari colui che riesce meglio, riesce meno bene degli altri, ma non lo scarso, diciamo quello meno agonista, ecco, diciamo meno agonista. Neanche sotto tortura, a questa età gli scarsi non esistono. Bravo. Quindi no, sono d'accordo. Da voi, che siete più giovani? Più di uno, però non posso fare nomi. No, scherzo. No, nessuno. Va bene, essendo una squadra adattata, il più simpatico, quello che ha sempre la battuta pronta. Probabilmente Chico Calegari, che forse è quello che è invecchiato meglio, nel senso che era ben più scarso da giovane, adesso sta recuperando il terreno che aveva perso prima rispetto a tanti altri. E il ruolo di Chico? Jolly e rompiballe dalla panchina. Senti, per la vostra squadra invece? Senza dubbio il nostro portiere Marco Solomita, a cui faccio un bel in bocca al lupo, perché stasera gli aspetto una bella partita. E sì, è troppo simpatico. Senti un po', è quello più ombroso, diciamo meno simpatico, ma non direi, un po' l'orso della squadra. Quello che si lamenta sempre sia in campo che fuori è sicuramente Chico Calegari, quindi è bipolare. Può essere più simpatico, ma riesce a far incazzare chiunque anche durante il riscaldamento. Quindi è una bella personalità, riesce a una giusta commistione nei suoi due rapporti. Da voi invece? Ma da noi una figura ombrosa non c'è, c'è un ragazzo un po' più timido di altri, però certo. Diciamo bene o male siamo tutti abbastanza simpatici, credo. Vabbè. Senti, invece un aneddoto più divertente che è capitato con la tua squadra? Più o meno sono una decina, cioè tutti gli anni verso aprile o maggio siamo abbastanza convinti di smettere e poi incominciamo a chiamarci durante l'estate e a settembre ci iscriviamo. Quindi senza neanche preparare la preparazione prepartita, niente? No, niente. Sono una decina d'anni che lo facciamo. Senti, e per voi, per Cadecalì? Ma l'aneddoto più divertente forse è stata la prima amichevole di quest'anno, quando avevamo deciso di formare la squadra e quindi di iniziare a giocare insieme. Siamo arrivati qua al Parenzo e avevano fatto un po' di casino con le squadre e quindi ci siamo ritrovati ad andare tipo ai giardinetti a giocare perché non c'era posto, e quello è stato divertente. Allora avete trovato posto ai giardinetti? Lì è stata dura perché c'era poca illuminazione, però l'abbiamo trovato. Senti, l'ultima domanda, suona il cassetto. L'ho detto prima, sperare di arrivare a giocarci la finale come l'anno scorso in condizioni diverse, perché l'anno scorso abbiamo, ripeto, meritatamente perso, però eravamo meritatamente in finale. Certo. Tutto qua. Cadecalì? Arrivare ai playoff e provare a giocarci, anche se sappiamo che sarà dura, però noi ci proveremo da stasera. Bene, stasera certamente è una sfida importante. Ricordo agli amici di Sportan Channel, a voi e ai vostri componenti, sempre i tornei nazionali ed internazionali che Sportan si appresta a organizzare per la prossima primavera. Ricordiamo tutte le nostre destinazioni, quindi Praga, Monaco, Ibiza, Valencia, per cui grandi progetti, grandi cose, il nazionale con Riccione Cattolica, vi aspettiamo anche lì, oltre che sui nostri terreni di gioco. In bocca al lupo per la serata e in bocca al lupo per la partita. Ciao.